La Caritas di Pesaro si dimostra non solo attenta alle povertà emergenti, ma anche alle fragilità psichiche ad esso correlate. Va in questo senso il progetto Gerico, che di concerto con l'impegno dell'azienda sanitaria territoriale metterà a disposizione gratuita tre psichiatri professionisti a servizio della collettività, soprattutto di quella che non può permettersi un tale servizio sanitario. È a favore delle persone che hanno problemi di salute mentale e ci sono due gruppi. Un gruppo che praticamente sono le persone che per problemi documentali non possono accedere così facilmente al sistema sanitario nazionale, quindi regionale, e quindi vengono presi in carico da un pool di psichiatri, medici volontari che orientano, fanno l'anamnesi e in caso di necessità prendono in carico la persona. Dall'altra parte però possono accedere tutti i cittadini per orientamento, per cercare di verificare se ci sono veramente problemi di salute mentale oppure no, e in quel caso i medici psichiatri volontari indirizzano verso il sistema pubblico. Abbiamo pensato di coinvolgere tutta la comunità, le istituzioni e le persone che hanno voluto dare la disponibilità per questo progetto. Abbiamo ricevuto una risposta eccezionale perché i servizi sanitari, sociali e anche dei professionisti hanno scelto di aderire a questa iniziativa proprio perché è sentita come una delle questioni importanti nella cura della fragilità delle persone. Credo che la pandemia ci abbia insegnato tante cose, tra queste ci ha insegnato che nessuno si salva più da solo, o tutti insieme o niente. Quindi dare una parte del nostro tempo per fare qualcosa che aiuti anche gli altri è fondamentale. Ho sempre pensato che il servizio pubblico e il terzo settore condividessero una missione. È andata in pensione, ho pensato che avrei voluto continuare questa esperienza all'interno del terzo settore. La situazione dell'emarginazione e della marginalità in questi anni è cambiata tantissimo e allora bisogna che noi, prima di tutto gli enti locali, la sanità e tutto, siamo capaci di intercettare questo nuovo malessere. Per fare questo dobbiamo avere come compagni di viaggio chi è più flessibile e attento ai temi della strada, come in questo caso la Fondazione Caritas.